siamo entrati nella regione di Kursk, mancano una sessantina di chilometri alla città, eppure il fronte è lontano, però si vedono già le tracce del conflitto e l'intensità di questi scontri, lo si vede già, si percepisce dal cielo. Lungo la strada sono appena apparse delle nuvolette, queste nuvolette indicano che la contraerea ha intercettato o dei droni o dei razzi, sono tre nuvolette, quindi tre obiettivi intercettati, e non siamo ancora arrivati a Kursk. Kursk si trova a una sessantina di chilometri attualmente dalla linea del fronte, quindi la situazione già prima di giungere in città è abbastanza interessante. Lungo la strada ci sono molti convogli militari, abbiamo incontrato anche un convoglio del Ministero per le situazioni di emergenza, l'Emercom, l'MCS in russo. La strada è abbastanza affollata, sono le 7:30 di sera, ci sono comunque molti numerosi camion, non militari, civili, e al di là di queste nuvolette, ecco, davanti se ne vedono altre, non sembra che ci siano altre tracce del conflitto. Non casisce, attenzione, pericolo, attacchi missilistici sulla regione di Kursk. Il messaggio è arrivato un pochino in ritardo dalle autorità locali, che in questo modo avvisano ogni volta che appunto c'è questo rischio di attacco da parte delle forze armate ucraine. Ripeto, il messaggio l'ho visto adesso quando ci siamo già accorti, i segnali in cielo ci hanno avvertito ancora prima. E in questo modo, ecco, questa è una delle grandi differenze con Donetsk, dove gli attacchi possono iniziare in qualsiasi momento, non ci sono sirene che preavvisano la popolazione e non arrivano SMS del genere. Insomma, come avrete intuito da questa introduzione, sto raggiungendo la regione di Kursk, la città di Kursk, e da lì proverò a mostrare la situazione in questa parte della Russia, dove l'Ucraina ha lanciato un'offensiva a sorpresa, cogliendo abbastanza impreparati quei soldati russi che presidevano i confini. Si tratta dei soldati di leva principalmente, e con un gran numero di forze schierate sul campo, l'Ucraina è riuscita a penetrare in profondità in territorio russo. Andiamo a vedere come vive la città di Kursk e la regione appunto interessata da questa nuova offensiva ucraina. Nonostante gli sforzi dei soldati ucraini, il fronte rimane distante dalla città, fuori dalla portata dell'artiglieria. Kiev, per tentare di colpire le retrovie russe, impiega sciami di droni e missili a lungo raggio, ma i sistemi di difesa antiaerea intercettano praticamente tutti i target prima che raggiungano la città. In tutta la città ho trovato un solo edificio danneggiato dai missili. La sirena che mette in guardia la popolazione da possibili attacchi risuona in media almeno una dozzina di volte al giorno. Ormai questa colonna sonora è diventata parte della quotidianità. Nonostante i continui allarmi della sirena antiaerea, la vita a Kursk continua a scorrere abbastanza tranquillamente. In città non si coglie panico, anzi c'è la consapevolezza del fatto che l'esercito russo ha trovato modo di stabilizzare la situazione. La gente tranquillamente continua ad andare al lavoro, i negozi sono aperti, i servizi pubblici sono garantiti, sugli scaffali dei supermercati si trova qualsiasi tipo di genere alimentare. Questo indica che non c'è assolutamente panico. L'Ucraina in ogni caso continua a tentare di premere, di trovare spazi dove nelle difese russe per incunearsi e tentare di proseguire ad avanzare. Continua a colpire i ponti per mettere in difficoltà la logistica
dell'esercito russo e le comunicazioni. Questo rende difficile anche l'evacuazione di quei civili che sono rimasti a ridosso della linea del fronte, ma tutto sommato in seguito a questi primi giorni dell'attacco ucraino c'è molta più consapevolezza che la situazione sia sotto controllo.